Fratelli bianconeri non, buonasera a tutti voi. Dunque, dopo aver letto la pagina dedicata alla Juventus sulla Gazzetta Rosa, dove si fa riferimento chiaro che il prossimo modulo del nostro grande stratega che è seduto sulla panchina nostra della Juventus, purtroppo, speriamo ancora per poco, sarà ancora un noiosissimo 3-5-2, dove praticamente lui si augura di ritrovare quella difesa bunker che gli permetterà di poter tornare alla vittoria finale. Ora, io mi chiedo, tu prima, quando avevi la difesa bunker, avevi Buffon, Barzagli, Chiellini e Bonucci, vabbè, ok? Una difesa che comunque ti aveva permesso di vincere tanto. Oggi tu di difesa hai Danilo, ditemi a chi assomiglia dei quattro precedenti, tre più che altro, hai Gatti, possiamo paragonarlo un po' a Chiellini, anche se di strada ne deve fare tanta, e poi c'è Bremer. A chi assomigliare non lo so, sinceramente mi sembra anni luce distante da Barzagli. Ora, io non so che intenzioni abbia quest'uomo da farci vedere quest'anno, ma dopo aver letto questo e aver capito che sarà anche quest'anno, come dico, un noiosissimo 3-5-2 della serie che barba che noia, che noia che barba, che barba che noia, che noia che barba, diceva una famosa showgirl italiana, purtroppo passata miglior vita. E quindi mi viene da pensare che anche quest'anno noi saremo costretti da questo pseudo allenatore a vederci un noiosissimo spettacolo che non porterà a nulla se non il vedere i nostri centrocampisti in arretramento continuo e gli attaccanti non poter fare quello che è il loro lavoro al pieno delle cose. Io che sto lottando ormai da 3 anni contro questo, mi chiedo se veramente questo ci fa o ci è. Perché vedete quando Demon un paio di anni fa vi diceva: signori, questo è 2 anni che non allena, è 2 anni che è fermo, non si è aggiornato. Questo, per tornare a vincere, deve provare a ritornare sui fasti del quinquennio. Ma non ci sono più quei giocatori. Ma neanche all'estero non ci sono più quei campioni lì che avevamo. In questo centrocampo, se tu ci mettessi uno come Khedira, che sta bene, il campionato del il centrocampo della Juventus cambierebbe da così a così. Basterebbe un Khedira, giocatore dotato di un'eleganza meravigliosa, doti di inserimento come pochi centrocampisti al mondo, uomo d'ordine, leader. Basterebbe un Khedira per rivoluzionare questo centrocampo. Ma non ci sono più quei giocatori e lui continua a propinarci le sue pappine noiose, perché anche quest'anno sarà una noia. Vi aspettate di vedere qualcosa di diverso con questa Juventus? Ma la prima noia la vedremo stanotte. Stanotte, che ovviamente non chiedetemi di fare la live reaction, ci mancherebbe anche quello, ma stanotte vedremo la prima pantomima di questo allenatore che continua
imperterrito nel suo modo di propinare calcio. E finirà di rovinare completamente anche quei tre o quattro giocatori che vorrebbero continuare nella Juventus. Perché ricordiamoci che tutti ne dicano, Chiesa e Vlahovic, se rimangono, va a capire per quale arcano motivo rimangono. Perché sappiamo tutti che sono due giocatori che Allegri non lo vedono di buon occhio. Ma forse si sarà immessa in mezzo la Juventus che gli avranno detto: ragazzi, siete sotto contratto, abbiate pazienza perché la situazione è così, così, così e così. E forse, oltre al fatto, e questo non è da tenere in secondo piano, che sia per Vlahovic che per Chiesa non pare che siano veramente ufficiosamente, oltre che ufficialmente, arrivate delle offerte galattiche, perché se veramente queste offerte fossero arrivate per Chiesa, non dimentichiamoci che Chiesa quest'inverno si parlava di 80-90 milioni, io credo che realmente se fosse arrivata un'offerta da 80-90 milioni Chiesa era già sull'aereo, per me, ma tant'è. E quindi questo allenatore ci proporrà ancora una volta questo modulo farlocco di giocare al calcio senza poter proporre un 4-3-3. Adesso tu hai i giocatori per fare il 4-3-3, li hai, perché tu hai Milik, Ken, Vlahovic, Chiesa, Kostic, Weah, cioè, signori, se non fai il 4-3-3 neanche con questi giocatori lì, qui che cosa bisogna fare? Stasera, giocare titolare, molto probabilmente giocheranno Milik e Ken, oppure Chiesa e Ken. Ken dovrebbe esserci sicuro. Questo allenatore che stravede per giocatori come Ken. Ma io voglio sapere, ma Ken che cos'è che gli ha fatto? Cioè, lo va a baciare la notte? Cioè, se io fossi un allenatore di calcio, io, sapete da quanto tempo Ken avrebbe cambiato squadra? Giocatore per me, vabbè, lasciamo stare perché poi dico sempre le solite cose. Quindi, signori, già stanotte, preparatevi perché vedremo un'amichevole che non sarà un'amichevole, perché questa non è un'amichevole, con una squadra che non ha fatto allenamenti pari a zero quasi, perché pensano a giocare e a divertirsi, con un Pogba che nonostante tutti i propositi di selfie, di fotografie, che va in vacanza, che si fa riprendere con la maglia della Juventus, non c'è ancora una data precisa per quanto diavolo rientrerà questo, perché non lo spediscono su Marte ancora, lo devo capire, no? E noi stasera vedremo ancora un'altra volta prove di 3-5-2. Signori, io non so voi, ma non ne posso già più. Deve ancora cominciare la stagione, sono già stanco. Veramente, eh? Non sto scherzando. Sono già stanco. Beh, io mi auguro che Giunto li porti a Torino perlomeno altri 3-4 giocatori in grado di fare la differenza, perché io continuo a ripetere che per me con questa squadra qui, se te speri di vincere lo scudetto, ma chi? Ma quale scudetto con questa Juventus qui? Ma andò vai? Dai, siamo sinceri, per piacere. Perché io sono uno che parlo adesso. Non vado dopo a dire, ma forse, no, io parlo adesso. Questa Juventus di garanzie a me personalmente ne dà zero. Io mi auguro che arrivino almeno altri 2 o 3 giocatori forti in grado di poter fare la differenza, augurandomi che i giocatori che sono in rosa, quindi i vari Fagioli, i vari Cambiaso, i vari Pellegrini, perché non si sa se andrà via, e poi ci sono gli altri, Miretti sembra che vada alla Salernitana ma ancora non si sa nulla, poi c'è questo ragazzo, il Diz, del quale si parla molto bene, chissà se Mago Sorgione ce lo farà vedere per un paio di minuti in campo in una stagione,
Vedremo che fine farà De Winter, visto che tutti ne tessono le lodi di questo ragazzo. Vedremo. Io, signori, di fiducia ne ho molto poca. Però stasera c'è la prima. Andiamo a vedere e speriamo bene. Ma ragazzi, ve lo dico sinceramente, come l'anno scorso, io di fiducia ne ho meno di zero con questo pseudo allenatore fallito qui in panchina. La penso così, mi dispiace. Ciao a tutti.